Allora, oggi per il video della Buru, visto che è un momento di un po' di crisi creativa, ve ne sarete accorti, cioè nel senso ho avuto qualche problema e quindi si è un attimo stoppata la produzione all'uncinetto, facciamo un po' di cucina, no? Momento di delivery, in tanti di noi hanno voglia di cinese, arriva a casa il cinese ma poi az. Ci siamo dimenticati la salsa agrodolce. E allora adesso vi spiego come farla in casa. Io ho già provato e è venuta top. E il bello di questa salsa è che potete decidere a seconda delle. Ciao! A seconda delle, della quantità che ve ne serve, di dosarle attraverso l'utilizzo di tazze e tazzine. Voi avrete bisogno della stessa quantità, quindi nel mio caso ho preso 3 tazze della stessa dimensione e le ho riempite fino allo stesso punto di zucchero di canna, aceto di mele e ketchup. Poi vi può servire, ma non è necessaria, è un'aggiunta, la salsa di soia. Io l'ultima volta non l'ho messa, questa volta la metto e vediamo come cosa succede. La primissima cosa da fare è, vedo un pentolino sul fuoco, tanto per cominciare, e accendere il fuoco. Adesso vedrete che il mio avrà bisogno di un po' di stimoli di questo tipo. Ed è così, un po' di stimoli, cioè il video della Buru sempre proprio fatto in casa per voi. Ecco, accendete il pentolino, aceto, e la stessa quantità di zucchero. Ora fate sì. Col fuoco basso, infatti avete visto io l'ho messo nel fornello più piccolino e un mestolo di legno, portate l'aceto a bollore e fate in modo che lo zucchero si sciolga. Ci possono volere 3-4 minuti, non di più. Vedrete che bollirà molto molto presto. Quindi bello di questa salsa è che davvero si fa in 10 minuti e se ne doveste fare un po' di più, comunque vi dura una settimana tranquillamente. Io poi l'ho utilizzata, quella che mi era avanzata la scorsa volta, per farcire dei panini o anche se fate semplicemente del riso in bianco con del pollo saltato, magari il pollo lo ricoprite un po' col sesamo e via. Comunque vi dico, è velocissima. Adesso non ve la posso fare tutta in diretta perché il momento successivo è un po' più lungo, quello dell'addensamento del ketchup. Però, insomma, aspettate che io avevo anche una luce come tutti, ecco. Quindi, stessa quantità di aceto di mele, nel mio caso, viene spesso consigliato l'aceto di vino bianco, ma secondo me quello di mele è un po' più delicato. Zucchero di canna. Lo zucchero si è già addensato, quindi a questo punto attendiamo solo il bollore. Allora, quando la salsa è a bollore, era a bollore, ve lo assicuro, è che ho abbassato la fiamma. Voi andate ad aggiungere il ketchup, tutto il ketchup che avevate. Adesso poi pulirò bene la tazzina che non si butta via niente. E volendo la salsa di soia. E col vostro mestolo di legno andate a amalgamare tutto. Ora la lasciate sul fuoco una quindicina di minuti, sempre a fuoco basso, comunque. Cioè il bollore che abbiamo raggiunto per inizialmente dell'aceto serve, aceto e zucchero serve proprio per togliere. Per far evaporare l'acidità, la troppa acidità dell'aceto. A questo punto va benissimo una cottura a fuoco moderato, perché abbiamo solo bisogno di addensare questa salsa che, se vedete, è già di un arancione abbastanza tipico delle salse agrodolci. Questa rimarrà un poco più scura perché appunto all'interno c'è la salsa di soia. Vedremo poi il risultato finale. Una quindicina di minuti massimo, comunque a seconda della vostra di quanto la preferite liquida, c'è addirittura chi la fa a freddo. Se voleste, mi viene in mente ora proprio fare anche i ravioli cinesi, quelli di carne e gamberi, e se avete a disposizione
il bimby o uno strumento analogo, nel mio caso sono stati fatti col bimby. Ma se avete a disposizione il bimby, uno strumento analogo o comunque un frullatore e una vaporiera, sul mio blog www.nellavaligiadellaburu.blog, ricomincio, www.nellavaligiadellaburu.blogspot.com, trovate anche la ricetta per fare i ravioli cinesi fatti in casa, nel caso in cui non vi arrivi il delivery. Se invece vi arriva il delivery e vi manca solo la salsa agrodolce, così la potete fare. Vi assicuro che viene proprio buona. Ok? Ci vediamo presto, spero con qualcosa di cucito o di uncinetto. Scrivetemi nei commenti se preferite cucito o uncinetto, grazie. E che magari mi invogliate un attimino a ripigliarmi, intanto io l'assaggio. Buona, 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 buona. Ciao a tutti e buon weekend. Ora, una volta ultimata la cottura della salsa, non dovrete fare altro che, ecco qui, metterla in coppini singoli o a seconda. Ok? E la vostra salsa agrodolce è pronta. Questa volta rispetto alla scorsa in cui era molto più arancione, è più scura, secondo me è dovuto alla soia, tutto qui, alla salsa di soia. Senza salsa di soia avrà quell'arancione simil trasparente che vedete di norma in quelle che comprate al supermercato o proprio nei negozi che vi forniscono anche il resto del cibo. Questa qua però almeno ve la siete fatta in casa. Aspettate perché ho paura a dire, fate in casa per voi, ve la siete fatta in casa voi e quindi almeno se non altro sapete cosa c'è dentro. E quindi buon appetito a tutti. Bye bye.